Si chiama La bellezza necessaria, il progetto di rinascita sociale attraverso lo sport promosso a Caivano, alle porte di Napoli, un progetto che affronta ogni giorno gli ostacoli della criminalità. Sentiamo Stefania Cappa. Quando noi venivamo a volte qua, venivano dei tossici qua, si pare. Qui c'era l'immondizia, ferri vecchi, siringhe, tutto quello che potete immaginare. Palazzi fatiscenti, strade dissestate, luoghi di spaccio. Caivano, comune alla periferia nord di Napoli. Lo sport qui crea una speranza. Questo progetto qui al Parco Verde è un sogno innanzitutto. Noi stiamo cercando in tutti i modi di far capire come attraverso lo sport ci possa essere qualcosa di importante per l'inclusione sociale dei quartieri che hanno più problemi nella nostra regione. Il parco prima era un po' distrutto, però penso che ora è cambiato molto. No, non c'è meno una delinquenza, non c'è più come prima. Lo sport è uno sfogo, cioè un posto dove tu vai, ti senti libero. Al Parco Verde tanti ragazzi e bambini trovano spazio e lasciano la strada. Come Bruno, cresciuto qui, che oggi è in prima fila per far cambiare le cose. Abbiamo iniziato a fare le rapine, i furti, i chip e poi man mano diciamo, siamo entrati a far parte del sistema Camorra, dove poi purtroppo ho dovuto scontare circa 12 anni di carcere e nella mia scarcerazione avvenuta nel 2008, vedendo i bambini fare le mie stesse cose di quando io avevo quell'età lì, è nata appunto l'associazione Un'infanzia da vivere. I ragazzi devono, anche grazie allo sport, probabilmente capiscono che prendere una strada diversa da quella che c'è intorno è una cosa positiva. E la difficoltà in cui si muove questo progetto è testimoniata anche dalla cronaca delle ultime ore. Proprio ieri, molti di voi lo sapranno, un ordigno è esploso davanti alla parrocchia di San Paolo Apostolo, dove da anni opera Don Maurizio Patriciello in prima linea contro malavita e inquinamento.